Visto che parlavi di ricatti in Parlamento, secondo te il DDL intercettazioni effettivamente passerà? Ma sai, il progetto di Berlusconi è quello di chiudere tutti i boccaporti, diciamo, di evitare che ci sia un dibattito pubblico informato, che ci sia la possibilità di esprimere la critica sulla base di dati reali. Per cui questo si vede dalle intercettazioni, lo si vede anche dall'incredibile articolo dedicato ai blog, che insomma la dicono lunga sul grado di libertà che questo paese vuole riservare a chi ha un'opinione differente da quella dei poteri già costituiti. Aggiungo che Berlusconi, nel disinteresse generale, proprio perché qualcuno lo dà prematuramente per deceduto, diciamo sotto il profilo politico, ha già messo pesantemente un'ipoteca sul servizio televisivo pubblico, perché di fatto tutti quelli che gli davano fastidio sono scomparsi dalla programmazione e sono transitati in altre reti, soprattutto in una un po' terza rispetto ai due grandi network nazionali. Per cui c'è un disegno protervo e c'è un disegno sul quale Berlusconi incredibilmente costringe tutti a confrontarsi in un momento come questo per il nostro paese. L'unico paese del mondo che in una situazione economica simile si occupa di intercettazioni è l'Italia, e questo la dice lunga ed è della qualità che il nostro premier, con cui il nostro premier ha inteso proseguire il suo mandato. Insomma, gli chiedono di farsi da parte tutti, lui invece dimostra attraverso questo un progetto di legge sulle intercettazioni di voler rimanere lì completamente tutus, no? Sciolto dalle leggi, evidentemente dai cittadini che lo eleggono a loro volta. Per cui mi pare un disegno che nella sua assurdità, perché di questo si tratta, sia strategico per Silvio Berlusconi e per i suoi, insomma. E non a caso vede un protagonista di fatto che è il cosiddetto Homo Novus, cioè questo Angelino Alfano che è talmente nuovo che continua a fare le stesse cose sbagliate che faceva come ministro prima e ora come segretario nazionale del cosiddetto Partito degli Onesti. Le risate andrebbero abbinate a questa affermazione. Un'altra domanda che vorrei farti è la seguente. Pensi che l'Italia potrebbe veramente adottare, per esempio, il modello danese per quello che riguarda il prossimo governo, oppure c'è il rischio che ci siano altri imprenditori che scenderanno in campo? E già ci sono un paio di nomi che a quanto pare si proporranno. Ma guarda, il modello danese da noi è impensabile, però nello stesso tempo forse dovremmo incominciare a coltivarne il pensiero. Non è solo il modello danese, perché il modello inglese è il modello per larga parte spagnolo, perché al di là di un candidato presidente del Partito Socialista che è anziano, diciamo così, in realtà il Partito Socialista spagnolo ha saputo offrire figure molto innovative e di nuova generazione. Per cui, come vedi, tutti i paesi hanno dei leader molto più freschi di quelli che conosciamo noi. A me dispiace dirlo perché sembra un fatto che riguarda me stesso o altri miei amici della mia generazione, però insomma questo paese ha finalmente una persona che lo dice, che è abbastanza anziana e al di sopra di ogni sospetto, che è il presidente Napolitano. Quindi non decivati, ma almeno ascoltate Napolitano quando dice esattamente le stesse cose. Anzi, Napolitano è molto più cattivo di me sulla questione del ricambio politico, culturale e anche generazionale. Per cui la cosa da fare è evidentemente quella di trovare nuovi interpreti per una politica che ha completamente perso di vista i suoi obiettivi, interpreti più liberi, a scadenza naturale, cioè nessuno che pensi di aprire una stagione per cui sta in Parlamento una ventina d'anni, perché di questo si tratta, che sappia valutare il proprio tempo, vive il proprio tempo, perché noi siamo un paese in cui all'età in cui i cittadini vanno in pensione, i politici diventano leader, cioè invece di essere pensionati fanno lo scatto di carriera ed è un po' paradossale, insomma, anche perché evidentemente la curva del merito è inferiore a quella dell'anzianità, diciamo, soprattutto l'anzianità di servizio, intendo dire. Per quanto riguarda i due imprenditori che citavi, ce n'è uno particolarmente scamosciato che ha scritto una lettera incredibile.
cioè di una banalità, di una volgarità che forse solo Berlusconi aveva frequentato finora in Italia, spendendo anche dei soldi, mi dispiace, li ha buttati via, perché per fare discorsi da bar siamo capaci tutti, insomma, anzi, li facciamo anche un pochino meglio. Se viene, se Della Valle vorrà, lo accompagno in qualche bar in cui fanno riflessioni più articolate delle sue, e in verità il disegno di questo imprenditore, di quello che ha alle spalle, che si chiama, è quello con mille cognomi, Luca Cordero di Montezemolo, è un disegno assolutamente conservatore e che vuole dare una via d'uscita a questo paese in nome di una generica efficienza, ma in verità saltando la rappresentanza politica, cioè dimostrando, come fece Berlusconi, che non è importante organizzare il consenso, avere relazioni politiche e sociali, è importante avere una visibilità, una potenza economica e tutelare entrambe prima di tutto, per poi parlare al paese, non si sa bene di quale progetto, perché io non ho capito, cioè se uno compra una pagina di giornale di solito ha qualcosa da dire, no? Certo, io non faccio neanche, non ce la faccio neanche a comprarla, ma dovessi riuscire a raggranellare nel salvadanaio le risorse per comprarmi una pagina sul Corriere della Sera, forse direi la cosa che farei io, non semplicemente un attacco sconsiderato a una classe politica che, di cui questi personaggi fanno parte, perché non fanno politica, sono personaggi che hanno contato moltissimo in questo paese e lo hanno fatto anche nel caso di Della Valle, che è il più divertente di tutti, attraverso amicizie politiche, cioè Della Valle ha come migliore amico politico Clemente Mastella. Allora, se la carica di innovazione è quella, io non solo espatrio, ma cerco un paese lontanissimo, cioè in un altro emisfero rispetto a quello che appunto frequentiamo ora. Per dire che in verità quello che si deve fare è ritornare a mettere insieme un discorso pubblico civile, rigoroso, anche duro, anche violento, se c'è da contrastare i privilegi, però le rendite, contrastare chi si è approfittato di una situazione come quella che viviamo ora. Per il resto invece c'è bisogno, come dice il mio amico Paolo Virzì, oltre che di libertà e di eguaglianza, no, secondo lo slogan della Rivoluzione francese, anche un po' di fratellanza e della capacità di mettere in discussione prima di tutto se stessi in un momento come questo. Per cui, insomma, la critica alla politica facciamola fare a chi ha voglia di fare politica, non di devastarla e di riproporre alla fine una lezione berlusconiana semplicemente un pochino più polite, ma alla fine è la stessa cosa. Io il 1994 non ho già vissuto uno, vorrei evitare di viverne un altro. Pensi che si andrà a votare, prima o dopo il referendum sulla legge elettorale? Io penso che si andrà a votare quando supereremo questo stallo alla messicana, come nei film di Tarantino. Mi raccomando, Tarantino con la O e non con la I finale, perché sennò sono guai, siamo intercettati e quindi potrebbero crearsi un sacco di problemi. Tarantino ha fatto, come sapete, tutto di questa scena per cui c'è il duello di pistole incrociato, in cui nessuno può sparare per primo, perché evidentemente, essendo sotto tiro anche degli altri, provocherebbe una strage. Il rischio, e forse per certi versi l'auspicio di qualcuno, è che questa strage, tra mille virgolette, ci sia, cioè che ci sia davvero la possibilità di avere una partita rinnovata in profondità. Secondo me, però, il finale sarà determinato, comunque, lo dicevo prima, dalle scelte che Berlusconi indipendentemente farà rispetto a se stesso, al suo partito, rispetto a questa alleanza con la Lega, da cui non riescono a staccarsi, perché evidentemente loro è un matrimonio di interessi che supera anche la plausibilità politica, no? E i mille dibattiti che ci facciamo in proposito. Deciderà Berlusconi, perché Berlusconi è ancora Presidente del Consiglio, ha ancora una maggioranza e ha tutto sommato la possibilità di continuare a difendere la propria posizione. I sondaggi dicono che il centro-sinistra è avanti 10 punti contro il centrodestra, addirittura di 5 punti lo stesso, anche se il centrodestra dovesse allearsi con Casini, gli manca il coraggio di chiedere una partita finale immediata, perché il centrosinistra, e il PD in particolare, sono i primi a non volere le elezioni. Questo l'abbiamo scoperto con qualche imbarazzo in direzione nazionale lunedì. Per cui, di fronte a un presidente del Consiglio che non vuole mollare e a un centrosinistra che non vuole lanciare la sfida, quello stallo alla messicana diventa molto italiano.